Ciao a tutti amici di Pietra 1997, oggi faccio questo brevissimo video per ringraziare Andrea dei Topic Hunter che mi ha dato l'opportunità di vincere Skyrim per PS3 grazie a un suo concorso in cui, che si può trovare nel video che metterò in descrizione. Quindi il gioco è questo, Skyrim, e la copertina è così perché è un'edizione di prova per quelli che devono recensire i giochi, però poi il gioco all'interno è completamente uguale, tutto in italiano. È bellissimo e lo devo subito provare, mi è arrivato questa mattina e lo ringrazio ancora, quindi ciao a tutti amici, noi ci vediamo al prossimo video. Allora signori, a me viene già da ridere. Già da ridere, dopo pedine che cadono da promontori. Dopo gente che scopa per terra nelle wasteland, no, oggi questo... siamo a recensire il capolavoro. Questo è il gioco dell'anno. Questo, è, il gioco questo dell'anno. È un gioco che è stato fatto a pezzi da IGN e da altri siti. Secondo noi questo gioco è favoloso, un capolavoro. Ma a parte che vincerebbe un premio se ci fosse un premio per i dialoghi dei videogiochi. Adesso lo vedremo, stiamo facendo il secondo livello di Lollipop Chainsaw. L'avete già visto, probabilmente la storia è quella di Juliet, una giovane cacciatrice di zombie nel molto carina e del suo ragazzo Nick che come vedete ha perso la testa per lei, mi perso la parola perché c'è un telefono qui fuori. Sì, esatto, perché niente, molto semplicemente è stato morso da uno zombie e lei ha tagliato la testa per salvarlo facendogli un incantesimo come gli sta spiegando in questo punto. Ma poi la cosa che non ha senso è se rispondere al telefono risponde. No, magari sono i parenti di giù, siamo mezz'ora al telefono. Zombie, vogliono ammazzarci, eccoli. E niente, quindi come stavamo dicendo, cioè lei è una cacciatrice di zombie, ha fatto questo incantesimo per salvarlo, niente, deve capire perché tutta la scuola è diventata piena di zombie. E vedete dove si attacca la sua testa? Cioè, è un personaggio fighissimo, no, Juliet. Ma viene dalla famiglia di cacciatori di zombie. Sì, San Romero sì, Knights, sì. La scuola. La città. Niente, qua possiamo cominciare a vedere il gameplay. Gameplay molto delirante e colorato. Ma io non so neanche da dove partire col commento. Fra l'altro ti è partito il biglietto. Sì, dopo letto. Spieghiamo cos'è, lo facciamo vedere dopo. Mamma mia ragazzi, è un gioco favoloso. Delirante. Favoloso. Ma per la simpatica cheerleader che salta in giro e picchia con i pompon. E che ha un sacco di combo. Sì, il gioco è la classica giapponesata, nel senso che no, tu ammazzi tutti quanti. Questo è americanissimo, no, il combattimento, il classico che tu ammazzi più gente possibile. Come vedete ci sono varie combo da fare. Si stordiscono. Ma la cosa incredibile sono i dialoghi. I dialoghi, allora, questo gioco è sottotitolato in italiano, ma io vi obbligo a giocarlo se lo giocherete in inglese. Cioè, perché in inglese è come merita. Ecco, adesso stiamo per vedere un'esplosione. Chi è stato? Andiamo a vedere. Perché non si capisce, lei entra no, in questa ragazzi, classe è qualcosa di pazzesco. Il professor Fitzgibbon, tra l'altro stava scrivendo autodistruzione, fra l'altro tutorial di autodistruzione. Oggi è il compito di matematica. Che palle questa matematica. Va bene, lei è fantastico come personaggio, nel senso che lo vediamo, cioè è molto caratterizzato, il gameplay è buono, discreto, la grafica è discreta. Sì, la genialità di questo gioco è proprio la storia, il modo in cui si presenta, sì, questo sì, gioco. Sì, cioè, sì. Poi è un gioco divertente. Il gioco i tasti sono schiacciare i tasti, nel senso. Sì, beh, un arcade privo di senso. È un arcade. È pieno di combo dove, come ho detto, io ammazzo zombie a caso. Questo è quello che fai. Ah, il problema è il professor Fitzgibbon. Che fra l'altro è là, non si sa cosa stia facendo. Self-destruction tutorial. Esatto. E niente, come vedete, io dicevo, rivolgo, io quest'anno ho provato giochi molto fighi come Skyrim e come Dragon's Dogma, giochi con grandi pretese che hanno però grandi difetti in alcuni casi. Questo silenzio, gioco senza studiare, questa era la mia scena preferita. Silenzio, studiare, si lancia fuori dalla finestra. Il problema è che vola fuori. Come se fosse Superman, capito? Studiare! Cioè, se ne va fuori. Roba da pazzi, tra l'altro, commenta Giulia, il ragazzo. Il ragazzo il ragazzo che è lì con la sua testa. Non ti preoccupare, ci penso io. Lasciami battere l'aiuto. No. Un gioco favoloso. Incredibile, questo gioco è incredibile. Ma poi ci sono delle cose totalmente senza senso come piacciono a noi. Poi escono i cuoricini dagli zombie. Sì, sì, sì. Grafica un po' cartoon, come potete vedere, che secondo me per questo genere di giochi... Fra l'altro la grafica non è brutta. Mi ricorda un po' la grafica di Azura's Wrath,
che è un altro grande gioco favoloso di questo genere. Ecco, mi stanno uccidendo io qua, dovrei salvare quelle persone lì. Tra l'altro la colonna sonora è encomiabile di questo. Sì, è una colonna sonora molto rock pop anni 90. Sì, sì, sì. No, ma si fa ascoltare, poi puoi comprare anche i pezzi. Sì, poi probabilmente adesso facciamo vedere il menu dopo, è un menu molto carino. Molto semplice come gioco, molto intuitivo, anche se non è facilissimo perché alcune boss fight sono abbastanza impegnative, non difficili. Dopo gliela facciamo vedere la boss fight, quella divertente. E niente, ho salvato questo povero tipo. Niente, come vedete, se proviamo a guardare sotto il sedere di Juliet, lei si mette la maglia e non ci fa guardare. Possiamo cambiare le sedie a Juliet, metterle più o meno sexy, ovviamente. Ma io, tra l'altro, io sono abituato a commentare stupidamente su giochi seri. Ma questo, cioè, su un gioco così io non riesco a commentare. Vediamoci uno di questi pomeriggi. Che fra l'altro diceva che palle, scompare nel nulla. Ecco, sfondiamo un'altra classe. Cioè, questa c'ha una testa appesa del suo fidanzato. Questa scena non ha alcun senso. Cioè, c'è questa ragazza messa su questo tavolo. Sì, ma poi scende, cioè, non lo so. E quindi dicevo, allora, io penso che quest'anno, ma negli anni scorsi, i Warner Studios hanno realizzato davvero dei giochi della Madonna, partendo da Batman, eccetera, eccetera. I titoli di Batman sono stati fantastici, comunque hanno fatto un ottimo lavoro cagando in testa anche Marvel Studios. Ma c'è da cercare di capire questo gioco, ma questo gioco a chi è dedicato? Ma poi a chi è dedicato? Cioè, alle ragazze, per far avvicinare le ragazze al mondo degli zombie? Non si capisce. Infatti è quello il problema. Ho sbagliato il compito di matematica. Ecco. Eccoli, Fitzgibbons che torna. Ed ecco un boss, questo è un boss, no? Ma tra l'altro, cioè, Fitzgibbons è favoloso perché esce volando dalla finestra, esatto, e entra volando dalla finestra. Ecco, e il suo super potere è quello di caricare la forza su questo armadietto che ha. Ecco, io posso saltare. Braccio. Ecco, tac. Vedete questa mossa da cheerleader, cioè. Ecco, giocabilità, come dicevo, abbastanza discreta, niente di incredibile, non è né perfetta né... Però facciamo vedere il biglietto roulette, perché lei può usare... Può fare questo potere che... A parte queste mega combo, ma poi c'è anche il fatto che lei può sfruttare la testa del ragazzo. È pieno di minigame questo gioco, minigame stupidissimi, pieno di monetine, di cose da sbloccare. No, mamma, è geniale. Ecco, qua c'è la scena che... No, ragazzi. Questa è la scena che non ha alcun senso. Cioè, questi sono gli zombie terroristi. Allora, questa scena... Perché? Perché? I zombie terroristi, ragazzi! Ma perché? Cioè, non... Merda. Quello zombie era... Era ricoperto di dinamite. Ma fra l'altro sono studenti. Perché fare una cosa del genere? Cioè, lo dice anche lei. Anche lei lo dice. Cioè, perché fare una cosa del genere? Ma perché? Ma non ha senso. Non lo sa nessuno. Ma guardate adesso. Chi li ascolta? Guardate adesso. Guardate questa scena. Se ce l'avessi... Ma grazie all'incantesimo e ai poteri magici, lei le ha fatto un incantesimo dopo avergli tagliato la testa. Non è, cioè, splendido. Cioè, chi l'ha scritto? Io voglio sposare la persona che ha scritto questo gioco. Ma non tanto chi l'ha realizzato, ma chi l'ha scritto, guardate, chi l'ha ideato. Guardate. E adesso questo minigioco, no? Dove devo fare questa cosa qua. Ecco, devo... E guardate, esce una faccia di lui, sorridete. È strano da morire, sono tutto... Guardate come lancia la bombola. Guardate come lancia la bombola. E questo è il negozio, cioè, e c'è un biglietto di Nick che adesso vi facciamo vedere a cosa serve, noi l'abbiamo già comprato. Ma ragazzi, ma guardate il negozio, cioè. Però ecco, quello che è molto bene, fatto bene è il personaggio, come è stato curato, il movimento. È molto personalizzabile, si possono comprare i vestiti, qua ci sono abilità. le vite e potenziamenti, no? Potete comprare la musica. Le calecca e la vita, i biglietti di Nick adesso lo facciamo vedere, ci sono altre cose, cereali, gli stat, le abilità fighissime, sottolineo abilità fighissime, cioè proprio da menu, ci sono varie abilità come le abbiamo già. I vestiti, che abbiamo già comprato qualcosa, che puoi cambiare, no, le no, canzoni no. E le collezioni d'arte, questo è il menu. Ma cioè, notate non cibo è, col sangue. Non è niente di... E questo è l'altro è menu. È tutto imprevedibile sto gioco. Zombie in padella, dove sono le lezioni, questo è il sensei. Che fra l'altro è lo chef di sushi. Il nascondiglio che ti fa vedere le varie cose, musica pazzesca dove si possono cambiare le canzoni, Tuesday Zombie Edition, ci sono dei CD, capito? Cioè, non so cosa dire. È un gioco imprevedibile, voi non sapete mai cosa vi può capitare. No. Cioè, adesso vi facciamo vedere a cosa serve il biglietto della lotteria. Aiuto! No, ma incredibile. Questo gioco che è stato, ribadisco, da alcune critiche fatto a pezzi. Ma siete pazzi? No, questo gioco è geniale. Ma stiamo scherzando. Questo gioco è geniale. Cioè, però sono anni che aspettavo un gioco del genere. Guardate questa scena. Questo è il super potere di Nick. Finire fra le zinne di Juliet e poi impazzire. Nyctos!
Quindi sta, cioè, questo gioco è... No, ragazzi, non sto scherzando. Mio Dio. Cioè, l'unico difetto, magari se, difetto si, se di difetto si può parlare... Sì, non so se abbia senso parlare di difetti per no, no, perché in questo gioco secondo me non c'è neanche, però dicevano che, meglio, è confermato, non ha una grossissima longevità, quindi siamo intorno alle 7 ore di gioco. Beh, cosa che già abbiamo visto su titoli come Asura, per esempio, Catherine. Però per questi giochi fare sì, un 20 ore di campagna deve essere inutile. Cioè. Anche perché esiste una modalità classifica che ti permette di sfidare i punteggi degli altri. Dov'è, dov'è la mia mela? No, ma non... Questo gioco a chi lo consigliamo noi? Cioè non è Resident Evil 6 che dice un gioco realizzato da 500 giapponesi pazzi. Alle ragazze che vogliono rilassarsi dopo un esame complicato. Fatelo giocare alle vostre ragazze questo sì, gioco. Sì, si scatenano un po', ma anche noi maschietti ci stiamo divertendo. Sì, ma guardate, cioè, ma appunto è una protagonista donna con una motosega. Cioè Lara Croft spaventa. Ma è favoloso. Guardate in questo video, è fantastico. È la nuova Lara, guarda. Cioè la gente qua. Guarda questa scena, guarda questa scena. Senza motivo. Wow, questo è bellissimo, il bibite glassato e nebulizzato le ossa. Questi sono gli zombie terroristi. Guardate che bella storia. Dovresti uscire con me. Che palle. Ma perché? Cioè, non ha senso. Non ha senso. Però dovresti uscire, che palle, si abbracciano e esplodono. Sì, la traduzione... Ah, aspetta qua, aspetta. Ah, che adesso ce l'ha da fare la traduzione ha perso un po', ribadisco. La traduzione ha perso un po'... Adesso aspettiamo che si avvicini. Aspetta che si avvicinino tutti e guardate qua. Che figata. Cioè... Teste che volano, questa è quella che chiamava la mossa. Questo gioco è un capolavoro. Questa era la mossa, teste che volano. Praticamente. Guarda che figata. Olè. Ma cosa devi dire? Ma cosa no, ma io non riesco a commentare questo gameplay. Non riesco. Lo metterò su tutto, lo metterò su YouTube anche noi. Dai, sono i soldi che ti ho salvato. Stanotte mi farò una sega pensando a te. C'è. No, ma hai detto cosa è qualcosa di di incommentabile. È incommentabile, è favoloso. Boh. No, è fantastico, fantastico. Ricorda molto Buffy come personaggio comunque, però non è così, non era così stupida. Attenzione. La tizia di Maya Zombie Basketball Time Limit 3 minuti. Mamma, questo è favoloso, ragazzi. Cioè, questa è una delle cose più belle. Ora, se non eravate ancora convinti su comprare questo gioco. Sì, sì, guardate questo. Non dico più niente. La partita è già cominciata. Loro sono 100-0, tra l'altro. Noi dobbiamo fare più di 100 punti. 100 canestri. Si possono fare anche le tipe. Indovinate con quali palle giocheremo? Le teste di io. Si può fare. Vale anche il tiro da 3, eh? Non ci posso. Lasciate condannati i ragazzini. Gli star schiacciati. Potere alla top. Potere alla top, tra l'altro. E niente, qua si combatte come al solito. Cioè che poi io ragionavo sul fatto se si possa dire che questo gioco sia maschilista oppure femminista. Cioè perché in realtà una ragazza che ci gioca non è che si trova male, no, nel senso non ci sono battute classiche. E qua c'è attenzione il sensei. Ecco, un difetto forse è quello dell'L3, perché con l'L3 si applica il potere. Si applica il potere e l'L3 si usa anche per muoversi, ovviamente, e quindi forse sarebbe stato meglio metterlo sull'R3, questo è un difetto della giocabilità. Per la PS3, giusto? Sì, per la PS3 su Xbox. Ecco, questa è la scena cardine. Questa è da film. È da film di Tarantino. Ci vorrebbe Tarantino che fa il film di questa scena. Fa questa. No, ma è pazzesco, guarda. Ma che senso ha? Sta tra l'altro un professore di zombologia. Questo lo dice, attenzione. Come un ricavo. Ecco, Hobby Woman's Underwear, The Kama Sutra Collecting Woman's Underwear. Mamma mia, ragazzi. Tra l'altro lui guarda sempre in faccia Juliet quando sì, parla, sempre no? In faccia. Il più grande cacciatore di zombie. Ah, e a proposito, non si è, nessuno di qui è pedofilo. Studio zombologia da 40 anni. Sì, perché Juliet compie 18 anni all'inizio del gioco, forse per un motivo legale. Più sì, perché... Guardate questa scena. Ragazzi, questa è la teoria del cosmo secondo, arrivo, secondo Lollipop Chainsaw. Cioè, a parte questa scena, no? Guardate da chi sono arrivati a terra. Tre elefanti. Neanche gli induisti sono arrivati a terra. E c'è il mondo putrefatto e il mondo etereo. Ebbene, certo. Cioè, hanno lanciato degli esplosivi. Dei cazzo di esplosivi? Guarda, guarda, guarda questa scena!
E niente, vabbè, noi vi lasciamo così per questo gameplay del venerdì. Sì, vi ricordiamo giocate a questo gioco. Torniamo venerdì prossimo, come tutti i venerdì, e la settimana prossima facciamo Games of Thrones, che dovevamo fare questo venerdì, ma abbiamo rimandato per ovvi motivi. Abbiamo avuto tra le mani un capitolo a cui non potevamo giungere. Giulia è invaso da vaseto piccante. Mi raccomando, settimana prossima esce anche la recensione. Potrebbe farmi dimenticare Lara Croft. Sì. È un po' una Buffy con una motosega. Fantastico. Quindi recensione su Lega Nerd, anche troverete il link qui sotto quando verrà fatta. E niente, seguiteci su Twitter, perché su Twitter siamo davvero fighi, non ci segue quasi nessuno, quindi followateci. Seguiteci su Facebook e forse inizio luglio, quindi settimana dopo il weekend, perché lo vedete venerdì questo video, torneremo in live insieme ai ragazzi di Games Army e insieme a tanti ospiti come l'altra volta, per parlare un po' delle novità di questa stagione, della prossima stagione di giochi. Quindi ci ritroverete live a grande richiesta, come ci avete chiesto. E a grande richiesta tutta da vedere, però ci rivedrete lo stesso. Ci vedete, non potete fare meno di noi. Ciao a tutti.